Buon pomeriggio a tutti e bentrovati giovedì 17 febbraio 2022. Il titolo dell'incontro di oggi è HR Trends 2022. Quali sono i trend sui temi del lavoro per l'anno che è cominciato? Ci siamo già entrati dentro questo anno. È ancora un anno pandemico dopo il 2020-2021. Siamo ancora dentro questa situazione di emergenza, anche se intravediamo sperabilmente la fine di questa situazione. Uh, che cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto prenderci un'ora di tempo per provare a raccontarvi sulla base di quello che abbiamo analizzato, studiato, raccolto in questi mesi di lavoro, quelli che sono i trend con cui tutti noi, qualunque mestiere facciamo, professionisti, lavoriamo in azienda, lavoriamo alle risorse umane, lavoriamo alla direzione aziendale, lavoriamo come consulenti per tante aziende, chiunque di noi avrà a che fare oggi e nel prossimo futuro. L'obiettivo è quello di conoscere, avere consapevolezza, prendere consapevolezza, mettersi alla guida di un cambiamento che è già nei fatti. Questo è anche il primo evento che noi facciamo in una modalità che abbiamo chiamata ibrida. La parola ibrida la troveremo tra poco ancora perché si parla oggi di lavoro ibrido. Ma proviamo anche a immaginare di stare vicini in modalità nuove. Oggi ci sono alcuni colleghi, alcuni di voi che sono qui in presenza nel nostro auditorio e molti altri invece che sono a distanza. Dove sta la novità? Perché abbiamo parlato di eh, questa modalità ibrida? Perché abbiamo parlato di evento ibrido? Perché daremo a ciascuno di voi la possibilità di scegliere se vedere e farsi vedere oppure restare a, in ufficio dove sta senza farsi vedere. Perché sentiamo il bisogno anche di ritornare a vederci perché eh, fa parte della relazione che vogliamo costruire insieme, anche vedersi. E quindi abbiamo provato a immaginare una modalità che consenta a voi di scegliere come preferite partecipare a questi incontri. Potete stare senza partecipare e soltanto quindi ascoltare, oppure manifestarvi, diventare parte di un mosaico di facce, e poi lo andiamo a vedere questo mosaico di facce che intervengono, alzano la mano per intervenire. Ci sarà quindi modo per ciascuno di voi di alzare la mano, prenotarsi per fare un intervento, fare una domanda, fare in qualche modo sentire la propria voce. Oggi la sperimentazione la faremo alla fine dell'incontro, quando daremo a tutti voi la possibilità di intervenire. Intanto, se qualcuno di voi ha voglia di prenotare una domanda, alza la mano e poi dalla regia noi a un certo momento, quando apriremo lo spazio alle domande, daremo anche la possibilità di intervenire vedendo, vedendo chi parla e chi parla poi sarà visto da tutti gli altri. Uh, questo anche per dire che in questo momento di grande trasformazione sta anche a noi interpretare i cambiamenti, interpretandoli, mettendo a disposizione la tecnologia che oggi ci consente di fare cose veramente fantastiche. Eh, con me Barbara Peressoni, ormai la conoscete, la conoscete tutti, è diventata nel frattempo Head of Strategy, è la persona all'interno del nostro gruppo che guida il gruppo di lavoro che fa ricerca sui temi del lavoro fa ricerca su quelle che sono le tendenze sui temi del lavoro. E oggi lei ci verrà a presentare, dialogando con me, i frutti di questa ricerca. Molte delle cose che noi oggi racconteremo le abbiamo prese proprio dal confronto con voi, raccogliendo dati nelle interviste, attraverso lo strumento che abbiamo messo in campo lo scorso anno che si chiamava... React che nel frattempo è cambiato ed è diventato un indicatore che si chiamerà che si chiama We, Work Improver Index, ne parleremo nella seconda parte, ma quello strumento ci ha consentito di raccogliere tanti dati e insieme a questi le analisi, lo studio del gruppo di lavoro guidato da Barbara. Intanto Barbara, bentrovata, ben ormai abbiamo imparato a gestire questa ora come se fosse un talk, quindi c'è anche il piacere di confrontarsi. E sarà anche una bellissima emozione vedere finalmente eh, eh, sì, chi c'è sì, sì, dall'altra parte. Sì, sì, assolutamente, vedere ed essere visti. Eh, anche chi parteciperà qui in presenza avrà la possibilità di fare le domande, eh, abbiamo allestito poi una postazione per eh, fare domande potendo essere sentiti da chi sta a distanza e quindi questo è quello che vogliamo fare. Cercare di costruire nuove relazioni anche in questa ora in cui stiamo insieme. Non tutti gli eventi saranno così, lo dico già, perché richiedono un certo uh, allestimento, ma in alcuni di questi, diciamo che una o due volte al mese, uh, l'evento sarà nella forma ibrida. Avete visto che abbiamo cambiato anche la piattaforma. Oggi è Zoom, di solito invece usiamo GoToWebinar. Da dove partiamo Barbara? Beh, partiamo intanto da tre consapevolezze che abbiamo raggiunto in questo periodo. Le abbiamo riassunte nella slide che state vedendo adesso, perché per noi sono tre consapevolezze centrali. Uh, io le, le nomino e poi te le lascio commentare. Il lavoro cambia perché noi stiamo cambiando. Credo che questa frase ce la sentiamo tutti e è un po' il punto di partenza del nostro viaggio. Ma il lavoro cambia perché noi stiamo cambiando? Cosa significa? Uh, non siamo le stesse persone di due anni fa. Non lo siamo. Ciascuno di noi ha vissuto esperienze che lo hanno profondamente cambiato e quindi anche desidera vivere il lavoro, il rapporto del, con il lavoro in un modo diverso. Ma lo vedremo perché c'è una frase che, che mi porto dietro. Se parli sulla base di dati stai facendo un ragionamento strutturato, se, la parli, se parli invece dicendo quello che tu pensi sei semplicemente uno che ha un'altra opinione. Sono i dati che ci dicono questo e lo vedremo tra poco quando vedremo insieme la, uh, le ricerche fatte da McKinsey sul tema del lavoro ibrido che su questo punto qua ci mostra in modo inequivocabile le evidenze dei dati. Il secondo punto il lavoro resta comunque un luogo di identità. E che cosa significa? Noi ci definiamo in ragione di quello che facciamo ogni giorno al lavoro. Quante volte vi capita di chiedere, ma tu chi sei? e sentirvi rispondere, io che cosa faccio? E questa è una... è eh, 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 forse anche troppo dirlo, però quante volte alla domanda, ma... Eh, Silvia, chi sei? Tu rispondi. Io faccio l'avvocato. Uh, è, è per dire però che è comunque un luogo dove noi costruiamo, ci identifichiamo e, usando le parole della Costituzione, prestiamo, svolgiamo un'attività uh, che ha un suo significato, una sua valenza e un suo, un suo perché. Infine questo sul fatto del significato del senso questa frase significa anche che siccome un luogo il lavoro è un luogo di identità. Adesso stiamo eh, vedendo una tendenza nel ricercare sempre più un senso nel proprio lavoro, appunto perché noi siamo la stessa persona al lavoro, la stessa persona a casa, l'identità è la medesima e se non ritroviamo identità in quello che facciamo senso, in quello che facciamo, proviamo un forte senso di scollamento. Questa è una delle tendenze molto forti di questo periodo. Ma pensate anche che cosa significa... Uh, questa frase se la portiamo dentro le nostre case. No? Oggi noi abbiamo cambiato anche i luoghi della prestazione, ma qualche volta non ci ritroviamo a casa a fare il lavoro nella stessa, cons nella stessa consistenza identitaria che abbiamo quando siamo al lavoro. Ma soltanto per dire uh, uh, quelli che sono i grandi... Cambiamenti. L'ultimo, sta cambiando il paradigma del lavoro. Questo è eh, qualcosa che è evidente a tutti in questo periodo. Se noi immaginiamo il lavoro, fino a qualche tempo fa, poco tempo fa, era il lavoratore che cercava l'azienda, era il lavoratore che cercava di rendersi il più appetibile possibile, di rendersi, eh, rendere il proprio profilo il più appetibile possibile per l'azienda. Cosa stiamo vedendo adesso? Un cambio completo di paradigma. Sappiamo che siamo nell'era del big quit, del reshuffle, chiamiamolo un po' come vogliamo, ma in questo momento sono le aziende a eh, presentarsi, cercare di presentarsi al meglio per poter attrarre le persone migliori. Questo è un cambiamento di paradigma Perché importantissimo. Oggi non c'è un problema di lavoro, oggi c'è un problema di lavoratori, oggi non c'è un problema di, eh, di, 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 di lavoro che manca, uh, c'è un problema di. Mestieri, c'è un problema di competenze, c'è un problema di persone. E questo cambia il paradigma. Allora, eh, sulla base di questo, noi abbiamo identificato quelle che sono le azioni urgenti. Provo però a, a fare una riflessione. Di fronte al cambiamento, abbiamo due modi possibili di stare: eh, stare sull'onda e guidare il cambiamento o essere poi travolti da un cambiamento che non stiamo vedendo e non stiamo gestendo. Stamattina mi trovavo uh, a colloquio con la direzione personale di un'azienda che seguo da tanti anni e loro stessi mi hanno detto questa cosa qui. Eh, ho l'impressione, mi diceva uh, il direttore personale, che l'azienda non si renda conto del cambiamento che è avvenuto tra le persone e con le persone che sono dentro la nostra azienda e quindi lo vedo da piccole cose che stanno succedendo. Allora, noi o la guidiamo questo cambiamento o ne saremo travolti. Quattro azioni urgenti, ce l'avete detto voi. Quali sono queste quattro azioni? Vengono proprio dal lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso, il progetto REACT dell'anno scorso. E queste sono le quattro azioni più urgenti che sono emerse dalle vostre direzioni aziendali. Il tema della comunicazione, non tanto perché non siamo capaci di comunicare, ma non siamo capaci o non siamo ancora efficienti nel comunicare in questo nuovo mondo, in questo nuovo luogo di lavoro in cui ci troviamo. Per questo, comunicare per noi significa imparare a comunicare e essere efficaci nel mondo ibrido, perché no, domani nel metaverso, e avere relazioni di lavoro soddisfacenti ed efficienti in questo nuovo mondo. Permettetemi di dire una cosa. Abbiamo messo insieme lavoro ibrido, metaverso, new, new normal e comunicazione con questo significato. Oggi comunicare è l'unico strumento per costruire relazioni. Quindi se noi non capiamo che eh, una volta che si disgregano i luoghi della prestazione, Dobbiamo lavorare sulla costruzione delle relazioni di lavoro. E se non capiamo che l'unico modo per lavorare sulle relazioni è comunicare, cosa faremo? Riprodurremo i luoghi di lavoro fisici in una moltitudine di spazi irrelati. Quindi, tanti atomi irrelati che non costituiscono poi nulla. Allora. La parola comunicare sta costruire nuove relazioni di lavoro attraverso la comunicazione. Stare bene. Stare bene, mi piace molto la frase che abbiamo utilizzato, la nuova moneta del lavoro. Tutti noi, e lo vediamo questo, lo vedremo poi anche dai dati, cerchiamo sempre di più nel lavoro il benessere. Il benessere non, non sarà più legato alle iniziative di well-being slegate eh, dal resto delle iniziative legate alla gestione delle persone. Ma dal mio punto di vista sarà proprio a capo il benessere delle persone, sotto al quale ci sarà il tema della remunerazione, il tema della crescita, il tema della formazione, ma il un denominatore è proprio il benessere. Due eh, highlight su, uh, su queste ultime settimane. Il primo, uh, stiamo iniziando a lavorare in una grande azienda su un progetto di uh, settimana lavorativa di quattro giorni, pagate cinque. Qual è il tema? Stare bene, la nuova moneta al lavoro. L'altro giorno parlavo con un mio caro amico che fa il dirigente in una grande azienda. Uh, alla domanda, uh, ma settimana prossima ci vediamo di venerdì. Uh, risposta: No, non, non posso, no, 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 no. Venerdì prossimo non lavoro. In, al posto dell'aumento chiesto per quest'anno, che un venerdì ogni due sia di feria. La nuova moneta del lavoro. Le persone oggi vogliono pensare anche in un modo diverso a come essere remunerate, imparare, accelerare il cambiamento, le nuove competenze, i nuovi mestieri. Molti dei mestieri che oggi conosciamo stanno diventando obsoleti o semplicemente si stanno trasformando. L'ultima, direi, che è la più importante per tutti noi che facciamo questo lavoro, il nuovo ruolo dell'HR, della funzione HR, delle risorse umane, del capitale umano. Eh, la, siamo convinti che la nuova funzione HR nel futuro sia sempre di più una funzione di guida strategica dell'azienda, che si metta accanto alle direzioni aziendali per disegnare eh, la strategia aziendale del prossimo futuro che significa in buona sostanza avere un'idea strutturata di quello che vogliamo fare oggi e nei prossimi anni e quindi una strategia di trasformazione del lavoro e dell'attività che facciamo. Questo è quello che dobbiamo fare. Allora, che cosa vi abbiamo preparato? Beh, vi abbiamo preparato uh, una serie di... Eh, 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 materiali che sono davvero molto preziosi. Non li commenteremo tutti, ve li offriamo con questa logica di condivisione, di eh, anche di eh, apertura eh, verso, verso tutti, di, tutti voi, sapendo che poi sarete capaci di restituirci eh, impressioni, stimoli, spunti. E allora analisi dati qualche highlight, qualche appunto. Partiamo dal primo di questi quattro capitoli, comunicare, lavoro ibrido, metaverso, relazioni di lavoro. L'altro giorno eh, con il gruppo di lavoro di, di Barbara, c'era anche Marta, parlavamo delle prime assunzioni nel metaverso. Ora questa cosa qua sta un po' di leggenda, sta un po' di, tra il curioso e l'incredulo, ma eh, vedrete che eh, ci sono già oggi aziende che iniziano a costruire spazi da altra parte dove le persone si incontrano ma vi faccio uh, vi faccio sorridere l'altro giorno mi trovavo a navigare su linkedin e eh, guardo uh, una cosa di nice azienda qui vicino che quest'anno ha fatto il suo meeting commerciali meeting commerciale virtuale quindi tutti si sono Uh, registrati a questo meeting virtuale su un'isola un e sono andati lì a incontrarsi spazi virtuali incontri in sale e convegni e meeting virtuali questo è il nuovo e la sperimentazione dove le nostre aziende stanno entrando allora che cos'è il lavoro ibrido e eh, c'è una frase che è messo in fondo il futuro del lavoro ibrido è blended Cosa vuol dire? Aiutaci a capire. Intanto, questa rappresentazione che vediamo in questa slide è la miglior definizione che possiamo trovare di lavoro ibrido. Perché noi quando immaginiamo il lavoro ibrido pensiamo spesso ai luoghi di lavoro, quindi lavoro un po' da casa, un po' dall'ufficio, un po' dal co-working. In realtà c'è una dimensione importantissima che è anche quella del tempo. In questa immagine, infatti, si capisce che agli estremi del lavoro ibrido ci sono le situazioni in cui quella che conoscevamo una volta si lavora da casa con un orario, da, dall'ufficio con un orario definito, e l'altro estremo, è si lavora da dove si vuole e quando si vuole. Lavoro ibrido è tutto quello che sta nel mezzo rispetto a questi quattro estremi. È blended in che senso? Blended significa sartoriale, significa tagliato attorno a Su che misura. cosa? Su misura, alla persona, quindi alle proprie esigenze, che alle volte eh, si possono trovare in uno di questi quattro quadranti o si possono trovare in mezzo tra questi quattro quadranti, ma anche e forse soprattutto anche alle attività che la persona deve svolgere. Quindi, Partoriale su misura rispetto alla persona, all'esigenza personale e rispetto alle attività che deve svolgere. È la combinazione di tempi e luoghi di lavoro in ragione della persona e del tipo di attività che è chiamata a fare. Attività che poi è molteplice nel tempo e nello spazio, e quindi può essere organizzata in modi diversi. Lo vedremo tra poco. Abbiamo parlato di dati, di analisi, allora vi vogliamo portare qui una serie di evidenze che ci aiutano comunque a meglio comprendere questi. E, e se avete voglia rispondete voi stessi a queste domande. Allora la prima domanda è che cosa pensano i dipendenti del lavoro ibrido? Ne parliamo perché il lavoro ibrido è il contesto in cui ci muoveremo nel prossimo futuro. Da questa, eh, da questa slide, sempre uno studio di McKinsey, è evidente che i lavoratori per più del 50% si aspettano di mantenere un modo di lavorare ibrido, che significa appunto spostarsi tra quei quattro quadranti. Non è però irrilevante anche la percentuale, che sebbene ci sembri piccola, di lavoratori che si aspettano invece di lavorare in full remote. Perché non è irrilevante? Perché questa piccola percentuale che vediamo attorno al 10%, l'11%, si annida in eh, dei settori altamente strategici. Quindi, sebbene sia il 10% delle persone che si aspetta di lavorare full remote, eh, quelli, quel 10% rappresenta dei settori in questo momento eh, altamente strategici, come quello tecnologico. Quindi, se noi immaginiamo una nostra politica di eh, hybrid work, attenz prestiamo attenzione perché se noi abbiamo nel nostro Ehm, interesse nell'assumere quei ruoli lì che sappiamo che sono interessati al full remote e vi dico sono il 99% quei ruoli legati all'IT, attenzione a non basarci solo sul 50% sì, perché in realtà quel 10 sì. è assolutamente importante. I dati sono interessanti perché vedete nella parte alta pre-covid, post-covid, come si sta muovendo... Uh, si muovono le preferenze della popolazione che lavora. Uh, questa è un'altra slide molto importante. Più di un quarto degli intervistati ha riferito che prenderebbe in considerazione l'idea di dimettersi o di cambiare lavoro se la propria organizzazione tornasse totalmente al modello di lavoro in presenza. Ed è quello che sta succedendo. Quando si parla di... Uh, great resignation, di grandi dimissioni, uh, di questo movimento di persone che stanno ripensando al proprio lavoro, parte anche da qui. La maggior parte delle persone, più di un quarto, è disponibile a cambiare lavoro potendolo fare. Ma oggi c'è questa possibilità se uh, si dovesse tornare a quella che era. L'idea del lavoro, la configurazione del lavoro per come era prima nella loro azienda. E anche qui c'è un altro dato interessante. Quanti giorni alla settimana si aspettano le persone di poter lavorare in questa modalità, chiamiamola ibrida, che non significa soltanto a distanza, ma appunto ibrida. È chiaro che qui parliamo soprattutto di quelle attività e di quei mestieri che possono svolgere questa attività con queste modalità e quindi buona parte del mondo dei blue collar è fuori da questo ragionamento dove lì semmai il tema del tempo liberato ritorna nel, nella nozione di moneta di lavoro, ma questa, questi, questi dati qua sono pure estremamente interessanti se vuoi commentarli è interessante anche vedere il dato dell'europa l'europa è un paese più conservatore dove i lavoratori sono comunque un po più conservatori rispetto a altre realtà del mondo quindi se noi siamo un'azienda che gestisce business anche in altre parti del mondo ad esempio negli stati uniti o in australia sappiamo che ci sarà una sensibilità fortemente diversa da parte dei lavoratori se in europa ci attestiamo tra i due e i tre giorni a settimana come aspettativa di lavoro ibrido se siamo in un contesto diverso in un contesto americano, quasi. Un un terzo delle persone si aspetta di lavorare addirittura cinque giorni eh, in modalità ibrida. E, e infine questa, questa slide eh, che dice una cosa importante. Molte delle nostre aziende parlano di lavoro ibrido, si riempiono uh, di, eh, di, di, di riunioni e riunioni sul lavoro ibrido, ma non hanno un'idea di quello che faranno dopo il 31 di marzo di quest'anno. Perché ho parlato del 31 di marzo di quest'anno? Perché il 31 di marzo di quest'anno, salvo proroghe, verrà a, a, a finire il periodo emergenziale. Si sta già parlando, come sappiamo, di mantenere una forma semplificata di comunicazione ai fini del mantenimento del lavoro uh, a, a distanza. Ma al di là di tutto, è una data spartiacque. Molti oggi stanno domandando: ma cosa faremo dopo? Ecco, molti non hanno un'idea di quello che faranno dopo. Uh, non hanno una strategia, quindi la più parte delle organizzazioni non ha una visione dettagliata di che cosa significa poi mettere in campo, implementare una strategia di lavoro ibrido. E chi ce l'ha difficilmente l'ha comunicata o la sta comunicando in maniera <ride> efficace. Perché guardiamo quest'altra slide: sì. dal punto di vista dei lavoratori, chi ha la percezione di sapere che cosa accadrà del suo modo di lavorare eh, una volta usciti dalla fase emergenziale, è una percentuale veramente molto bassa. E scusate, molto alta di persone che non hanno idea di che cosa accadrà. No, è bella e... questa cosa qui. Eh, adesso eh, abbiamo usato i colori per vedere se anche ci vedete bene, perché. Eh, sono quasi ipnotici, no? Ma che cosa è che ci vuole dire? Ci vuole dire che eh, la maggior parte delle persone eh, non ha chiaro che cosa la sua azienda vuole fare rispetto a questi temi qua. Eh, non ha la maggior parte delle organizzazioni non ha comunicato in modo chiaro che cosa vuole fare per il periodo post pandemico. E poi io dico aggiungo che per noi il 31 noi che ci occupiamo di gestione delle persone, il 31 marzo ha un significato, ha un significato anche per tante altre cose, ma per la persona che lavora non ha un significato così spartiacque. La persona che lavora si aspetta, come vedremo nella slide successiva, di avere anche un orizzonte eh, di chiarezza un po' più ampio, indipendentemente da una data arbitraria come quella del 31 marzo. Infatti la mancanza di chiarezza rispetto a che cosa accadrà de, della, modalità, eh, della modalità in cui lavori in un futuro eh, prossimo. prossimo, è anche un elemento di grande eh, ansia, ansia. E, e stress da parte dei lavoratori, anche proprio per la programmazione, la capacità di programmare la propria vita personale, che difficilmente puoi programmare a un mese, due mesi e dopo puoi eh, completamente stravolgere. Bene, abbiamo visto un po' di dati. Eh, adesso introduciamo eh, due parole eh, perché eh, cambia anche il vocabolario. Eh, la prima parola è digital e la seconda parola è metaverso. Eh, la prima parola è digital. Allora, la prima domanda è: che cos'è un luogo digital? Che cos'è un'impresa digital? E poi l'altra domanda è: ma dov'è che lo vediamo? Eh, è già tra di noi questo. Allora, eh, anche qui, eh, digital viene dalla crasi tra fisico e digital. Eh, digital, quindi è appunto un sinonimo anche di ibrido, eh, di eh, contaminazione tra fisico e digitale. Eh, e allora la provocazione, perché non iniziare a ragionare anche in termini di HR digital transformation? Allora qui Barbara ci ha, insieme al suo gruppo di lavoro ci ha raccontato, e vi abbiamo messo i link in modo che poi ve lo andate a guardare stasera se non avete altro da fare o nei prossimi giorni, andate a guardare alcuni primi esperimenti di luoghi di lavoro digital. Amazon Go. Eh, Amazon Go è un'esperienza interessantissima perché eh, il tema del digital viene molto utilizzato nell'esperienza verso i clienti, quindi Amazon Go non è altro che un supermercato dove tu entri, vai a fare la spesa, non hai alcun contatto, eh, metti le cose direttamente nel carrello, non hai alcun contatto con la cassa, eh, non, ci non, devi, non ci sono i cassieri, non devi pagare materialmente perché in questo supermercato essendo pieno di telecamere viene visualizzato in maniera immediata. Che cosa hai messo nel carrello, questo ti viene caricato nel tuo conto Amazon e ti viene direttamente scaricato. Quindi lo vedi una volta che ti arriva il conto della carta di credito. È interessante perché eh, quello che vogliamo proporre noi è mutuare queste esperienze dal mondo consumer, dal mondo del retail, a iniziando dentro. a portarle dentro. Perché, come diciamo spesso, eh, i nostri clienti interni sono i nostri collaboratori, i nostri dipendenti. Per cui queste esperienze sono assolutamente interessanti, di convivenza tra digitale e fisico e non di scontro o è digitale o è fisico, perché il futuro è digital. E... Uh, e qui, e, e poi vi avevo messo un link per andare a curiosare, ci sono alcuni spazi, alcuni luoghi dove già si sta facendo questo. E, e qui invece abbiamo parlato di una Figital Enterprise. Ma perché è interessante questa slide? È interessante perché, ritornando a quello che si diceva prima, quando abbiamo detto che il lavoro ibrido si deve uh, costruire in modo sartoriale attorno alle persone e all'attività. Abbiamo anche detto che ciascuno di noi, se ci pensate, presta nella sua giornata di lavoro, nelle sue giornate di lavoro, attività che sono diverse nel tempo, alcune delle quali hanno bisogno di un lavoro concentrato, individuale. Altre sono creative ma sempre individuale. Altre ancora sono concentrate ma collettive, quindi richiedono momento di scambio e altre ancora sono creative e collettive. E quindi questo, questo per dirvi che cosa? Nel ripensare gli spazi, i luoghi di lavoro, le nuove organizzazioni di lavoro, noi dobbiamo ripensare attorno alle attività e alle persone che popolano quelle attività. E questa uh, slide in qualche modo ci aiuta a uh, uh, come dire, sintetizzare questo concetto. Vi abbiamo messo anche eh, un po' di reference, di eh, studi, eh, dati, eh, curiosità da andarsi a guardare. Questo è il Physical Work Manifesto uh, e, ed è interessante perché se andate un po' a guardarlo, è una declinazione di regole sulla base delle quali costruire questi nuovi spazi di lavoro dove iniziare a uh, ripensare il proprio modo di stare al lavoro. La regola più interessante di questo manifesto, che è stato scritto da uh, una trentina di manager HR insieme a marketing e comunicazione, dal mio punto di vista è il tema dell'inclusività. Perché dovremmo uh, pensare ad ambienti di lavoro digitale, quindi avere un proprio manifesto o essere una digital enterprise? Perché in questo momento il mondo a cavallo tra il fisico e il digitale è il mondo più inclusivo. Che ci, sia, che ci sia. Quindi uno degli elementi, eh, direi che uno degli elementi chiave del, um, di questo manifesto è proprio fare del mondo digital uno dei grandi eh, progetti di inclusività aziendale. Bene, eh, l'altra parola di cui tanto si parla è metaverso. Ne abbiamo già cominciato a parlare nel, nostra, eh, nel, nel nostro magazine Laborability dove abbiamo Fatto tutta una serie di approfondimenti sul tema degli spazi di lavoro, degli spazi virtuali. Abbiamo allora parlato di Horizon Workroom, eh, è un, eh, una piattaforma di Facebook per costruire spazi virtuali di lavoro. Anche qui andate a curiosare, sempre su Laborability, ma anche andate a guardare i link. E allora la parola metaverso è diventata una parola di cui tutti oggi. Uh, 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 su cui tutti oggi mostrano curiosità da quando uh, Zuckerberg ha deciso di cambiare addirittura il nome di Facebook in Meta e di investire fortemente su questi spazi dove eh, andare a costruire luoghi diversi e nel nostro modo di pensare significa uffici virtuali, spazi per riunioni virtuali, spazi dove incontrarsi. Ed ecco qui il link a Horizon Work Room. Uh, ma, um, ma nel metaverso si comincia anche a lavorare. Che cos'è The Centerland? È uh, un, un universo nel metaverso, quindi è un mondo parallelo nel metaverso, in cui però girano. Soldi reali. Nel senso ci sono varie attività che possono essere svolte in questo mondo, tra cui c'è un casino e l'azienda ha iniziato ad assumere non tanto solo sviluppatori o comunque chi si occupa di creare questo mondo, ma anche i croupier che lavorano nel casino del metaverso. Iniziano quindi ma a esserci solo, i primi lavori ma non full. solo, gli architetti che iniziano a lavorare sulla costruzione degli uffici virtuali. Quindi il croupier che fa il croupier, ma che lo fa in un luogo virtuale. Gli architetti che iniziano a costruire spazi in un luogo virtuale. Cioè ecco come le nostre, eh, i nostri mestieri, per come li conosciamo, si stanno uh, trasformando. Scusami se sono intervenuto, ma. No, è perché sono esperienze veramente interessanti. Ma quello che ci interessava eh, passare come messaggio è che non è fantascienza. Quindi, anche eh, Horizon piuttosto che eh, Mesh di eh, Microsoft, che è l'altra piattaforma di metaverso, di comunicazione nel metaverso in questo momento, sono disponibili. Sono disponibili ancora in versione beta, sono disponibili comunque in Italia. Quindi, l'invito è quello di andare a curiosare no. in queste realtà di cui sentiamo parlare. Ci sembra qualcosa che dovrà avvenire tra secoli, in realtà eh, è qualcosa che già esiste. Allora, Horizon Workroom Facebook, Microsoft Mesh è l'alter ego eh, di, eh, di Facebook sui temi degli spazi virtuali. Come ha detto Barbara, andate a guardare, iniziamo a pensare come potremmo lavorare con i nostri colleghi a distanza in stanze virtuali. Pensiamo In alla formazione. Ma non solo la formazione, perché eh, che cos'è che si sta cercando di fare? Costruire luoghi di relazioni di lavoro. Io su questo ci torno. Il, la relazione non la costruisci soltanto con il video meeting, non la costruisci con troviamoci al caffè virtuale, ma la costruisci producendo o organizzando luoghi di lavoro dove si possono replicare che cosa? momenti e incontri casuali, informali, che sono poi comunque alimento per la crescita, lo sviluppo, il confronto. E allora eh, iniziamo a pensare anche, anche per stimolo, anche per iniziare un po' a ragionare in modo diverso. E andando a guardare cosa sta succedendo. Star bene, la nuova moneta. Dobbiamo un po' accelerare perché poi questi sono temi che ci prendono eh, e ci appassionano. La nuova moneta lavoro, abbiamo già spiegato che cosa significa, ma eh, la cosa interessante è, eh, e questa slide ce lo ce aiuta a, a capire, che il benessere della persona non è, è qualcosa di più del benessere del lavoratore. Ormai noi dobbiamo avere chiaro che... Non c'è una vita professionale e una vita privata. Devi stare bene al lavoro come a casa. Anzi, il lavoro è una delle aree che, più, più delle qualsiasi altra area della vita, interessa tutti gli elementi del benessere che troviamo in questa ruota che vi abbiamo messo eh, nella slide che state guardando. Perché se eh, immaginate al lavoro, al lavoro diventa importante stare bene fisicamente, sì. la sicurezza, eh, lavorare in maniera anche ergonomica, tutto il sì. tema dello smart working. Eh, è importante stare bene a livello emotivo, a livello mentale, è importante star bene con i colleghi, sentirsi accettati, stare bene a livello sociale. È importante lavorare in un ambiente che ci fa stare bene, sentire bene, in un ambiente bello. È importante la sicurezza finanziaria, sentire oh. di essere um, remunerati il giusto e ovviamente la sicurezza. Lavorativa, quindi essere tranquilli. Anche qui vi abbiamo portato un po' di dati, questa slide è particolarmente interessante. I principali problemi legati al benessere dei lavoratori, i rischi per il benessere che impattano maggiormente sulle performance. E anche qui troviamo, ci ritroviamo, se andiamo a guardarli, ci ritroviamo perché quali sono i principali problemi legati al benessere dei lavoratori? Il tema che vedete la fa da padrone che è il work-life balance. Questo è il numero uno dei problemi di questo eh, periodo. Anche perché abbiamo detto che inizialmente lo smart working era uno strumento per agevolare il work-life balance. Dopodiché, per come lo abbiamo vissuto, è diventato un problema per il work-life balance. Quindi, questo è sicuramente il tema che la fa da padrone. È enormemente importante il tema della salute mentale, e poi lo ritroviamo anche nella, eh, nel secondo eh, grafico, dove ci dice ci dicono quali dei rischi per il benessere impattano maggiormente sulle performance e quindi sul business. E se vediamo le prime eh, tre voci, stress, burnout, ansia, sono eh, tre voci legate alla salute mentale. Quindi questo è un, un aspetto fondamentale che viene prima ancora della salute fisica, del benessere fisico e che sta a dire che le nostre aziende devono iniziare a prendersi cura dei lavoratori come persone. Un'azienda sana è fatta da persone sane. Un'azienda performante è fatta da persone che stanno bene. Ne abbiamo parlato molto anche a ottobre e novembre, se vi ricordate, in quei tre incontri abbiamo dedicato al tema della alimentazione e produttività, sonno e produttività, poi abbiamo toccato anche il tema dei vaccini. Aggiungo anche un aspetto interessante tra eh, i problemi legati al benessere dei lavoratori. Al terzo posto c'è la cultura e eh, l'ambiente, eh, quindi come stai in azienda, come ti trovi, com'è l'ambiente. E questa è una delle più grandi problematiche, è anche uno degli aspetti su cui è più difficile intervenire, ma è sicuramente prioritario ripensare alla nostra cultura aziendale. E anche qui questa slide dice ci sono molte aziende che considerano il benessere un tema prioritario, ma c'è poca azione, poca attività, poche iniziative e comunque non c'è strategia. Allora questa cosa la ritroveremo alla fine, no? perché abbiamo detto che la funzione di chi gestisce le persone in azienda, che si chiami direzione aziendale, direzione personale, direzione di produzione, è oggi avere una strategia sulla gestione delle persone che lavorano. Uh, e qui abbiamo allora provato a darvi alcuni tips su come costruire una strategia di star bene in azienda, ve li prendete, ve li guardate, ve li leggete, sono davvero appunti per la costruzione di una strategia e anche qui i trend sul benessere per il 2022. Che cosa significa lavorare sul benessere quest'anno? Lavoro ibrido, orario di lavoro, benessere finanziario, uh, salute mentale, leadership. Stiamo lavorando ad esempio molto in laborabilità un progetto sul benessere finanziario, cioè iniziare a costruire uh, spazi di informazione semplice, chiara, che aiutino le persone a prendere decisioni su alcune cose importanti. La destinazione del TFR, la costruzione della previdenza complementare, L'impiego dei propri soldi, oppure tematiche, guardo Margherita, con cui stiamo lavorando sul tema dell'accessione del credito, del finanziamento, dei prestiti, dei mutui dei lavoratori, sempre perché qui portare consapevolezza, cultura, aiuta a star bene le persone. Sapere aiuta a star bene. Se siete accorti di idee, eccone qua: 101 idee, Gimpass o Gimpass, adesso non so come si dica. Uh, ma uh, se avete bisogno di qualche stimolo su cosa significa fare benessere in azienda, ecco qua, un po' di idee. Comunque, il, il tema principale su questo è quello che dicevi tu prima, passare da iniziative di benessere che vanno benissimo a una strategia di benessere, che significa, che significa pensare, ripensare tutto quello che facciamo in ottica di far star bene le persone, ma non perché ci piace far star bene le persone e basta in quanto abbiamo capito e c'è chiaro quanto importante sia eh, avere persone sane per un'organizzazione eh, sana. Incentivi alla pratica sportiva, premi per traguardi personali, ne ho messo anch'io quest'anno uno, ad una persona ho promesso un premio se smette di fumare, ma solo per sorridere, ma perché dobbiamo iniziare a costruire anche logiche incentivanti per far star meglio le nostre persone. Assicurazioni per animali domestici, la settimana corta, job shadowing: questi sono alcuni dei 101 stimoli su. c'è cioè qualcuno che ha ripreso a fumare per poi prendersi il premio, ma questo è un altro tema. Imparare, accelerare il cambiamento, mestieri nuovi, competenze nuove: eh, quali competenze sono oggi necessarie? Si parla tanto di hard and soft skill che stanno cambiando, anche qui. Abbiamo provato a portarvi un po' di dati, sempre dalle ricerche che abbiamo fatto, e eh, queste slide, magari le commenti in modo un po' uh, uh, veloce, ma per dire che cosa troverete qui dentro. È interessantissimo, abbiamo preso sempre una ricerca di McKinsey anche per questo tema qua. E che cosa ha fatto McKinsey? Ha fatto un ragionamento su quali sono i lavori che stanno sparendo, quali sono invece i lavori che stanno emergendo, e da questo ha cercato di capire quali sono le competenze distintive non soltanto di natura hard, che sono eh, praticamente tutte nel mondo del digitale, eh, ma anche le competenze di natura eh, soft, le competenze cognitive, le competenze interpersonali. Personali, le competenze che vediamo nella slide successiva di self leadership che tra l'altro ne abbiamo parlato anche in un round table con eh, in un clubhouse con Decathlon del tema della self leadership ha cercato di capire quali sono le competenze distintive per il futuro perché saranno distintive perché sono tutte quelle che ha ah, aggiungono qualcosa eh, rispetto a quello che saranno in grado di fare le macchine e o l'intelligenza artificiale. Eh, sono delle competenze che ci aiutano a eh, essere immediatamente reattivi al cambiamento. Eh, quindi queste sono le competenze su cui dobbiamo fare una riflessione. Sono tante, ma è veramente uno studio fatto in maniera molto molto interessante e è interessante anche la slide successiva che ci fa capire una cosa. Eh, ci sono alcune competenze tra quelle che sono state individuate che sono legate anche con eh, il percorso di studi delle persone. Ci sono competenze che sono più, eh, sono più facili da raggiungere per persone che hanno avuto un percorso di studi strutturato e, per, e invece competenze che sono eh, più facili da raggiungere, competenze quindi innate, che sono più facili da eh, sviluppare, da raggiungere, indipendentemente dal percorso di studi della persona. È interessante farci eh, una riflessione perché queste competenze sono davvero da sviluppare a tutti i livelli dell'organizzazione, non pensiamo soltanto ai eh, livelli più alti, quindi ai, eh, ai manager, ai leader dell'organizzazione. Bene, allora intanto chiedo alla regia se poi ci manda in diretta anche le persone che sono collegate, che mi piacerebbe vedere se se ne sono già andate tutti o se sono ancora lì. Eh... Eh, vedo che comunque più di qualcuno eh, ecco finalmente vedo persone che non vedevo da tanto tempo da chiara a eh, eh, marcello eh, veramente fa piacere vedersi adesso eh, mi fa piacere avere la possibilità di, di, di vederle adesso andiamo a chiudere il nostro intervento per poi lasciare ecco anche no è veramente emozionante rivedersi eh, almeno per me perché voi magari mi vedete ma io non mi vedevo e mi fa, mi fa piacere rivedervi. Dicevo, um, andiamo a chiudere questa, uh, questo incontro con l'ultimo pezzo e dopo mi piacerebbe prendersi uh, una decina di minuti per lasciare magari lo spazio a qualche intervento. Eh, allora, uh, vi abbiamo preparato comunque molti materiali anche per aiutarvi ad andare in profondità su questi temi, no? Eccoli qua. Uh, e arriviamo allora in fondo al, al, nostro, al nostro percorso. Sicuramente il tema delle nuove competenze, la trasformazione digitale è un tema di cui, su cui tutti stanno ragionando e parlando. Perché noi diciamo che il eh, quarto grande eh, capitolo di questo 2022 è la trasformazione della funzione HR in funzione che diventa Head of Strategy perché ehm, non bastano iniziative isolate, avranno oh, una, uh, un effetto nel breve, ma non saranno capaci di innescare un cambiamento. Innescare un cambiamento significa iniziare a definire un disegno e poi uh, guidare questo cambiamento attraverso trasformazioni continue. Se ricordate, io uso spesso l'immagine... Del domino, uh, uno dei claim del nostro uh, di DSHR, di, di Wii League, di tutto il nostro mondo è being the domino, essere il primo tassello di un uh, cambiamento positivo, l'innesco di un cambiamento positivo. Ma quando la giochiamo a domino, uh, se non abbiamo disegnato tutto il percorso, l'immagine non potrà che essere uh, un'immagine che non ha nessun significato. Allora, che cosa diciamo? E la funzione HR, chi lavora nel mondo delle risorse umane, oggi deve immaginare di costruire una, uh, un futuro dove uh, una volta ingannato l'innesco, la figura che ne viene fuori sia una figura uh, bella, coerente e congru congruente rispetto alle proprie aspettative. Aggiungo anche che deve prendersi questo ruolo. Eh sì. Quindi non Questo è il momento veramente eh, giusto in cui andare a prendersi questo tipo di ruolo perché in realtà le organizzazioni, le aziende, le direzioni aziendali ne hanno estremo bisogno di una guida eh, sui temi della gestione delle persone. E qui che cosa viene richiesto a un HR Strategist oggi? Qua eh, abbiamo provato a immaginare il profilo di un HR strategist o comunque quello che gli viene richiesto. Fondamentale, essere sempre aggiornato sui trend di mercato per cercare di anticipare il cambiamento. Il cambiamento poi è talmente veloce, talmente repentino che non è semplice, ma restare sempre sul pezzo per parlare del metaverso ancora che prima, prima che eh, diventi una realtà. Questo è eh, il punto di partenza di chiunque voglia fare strategia coordinare e allineare gli stakeholder sulla visione. Il ruolo delle HR Strategies è anche quello di portare in alto le tematiche di gestione delle persone, coinvolgere tutte le persone, tutti gli stakeholder eh, che sono interessati da quel progetto, quindi portare i temi delle risorse umane fuori dall'ufficio delle risorse umane. Eh, allineare e implementare la strategia aziendale eh, con una specifica strategia delle persone. Tutte le nostre aziende hanno un piano industriale, una strategia, esatto, una strategia a livello di business. La strategia HR deve essere necessariamente figlia e aiutare a implementare anche la strategia aziendale, quindi un doppio binario individuare e eh, coordinare le professionalità giuste interne ed esterne per sviluppare i progetti, capire e avere ben in mente quali sono le competenze che abbiamo all'interno, chi ci serve, che competenze ci servono per innescare questo tipo di cambiamento, dove le vado a trovare. Questo è un altro aspetto importantissimo e da ultimo, una cosa che ci sta particolarmente a cuore, analizzare i risultati delle azioni per dire e riportare alle direzioni aziendali un dato che non sarà magari quantitativo in questo momento perché non è facilissimo avere dei calcoli quantitativi, ma che sia anche a livello qualitativo un risultato chiaro dell'azione che si è messo in campo. Questa slide in qualche modo riproduce quello che tu hai appena detto. Si parte dalla strategia del business, si definisce una strategia sulle persone si definiscono quelli che sono i processi e le policy per il mondo delle persone, si va a lavorare sul training, si fa coaching, si lavora sui comportamenti, se non cambiamo i comportamenti non cambiamo i risultati e poi su quello si innesca il cambiamento. Uh, noi che cosa abbiamo fatto? Uh, abbiamo, fatto abbiamo raffinato quel, quello strumento che avevamo uh, costruito, Uh, nel luglio del 2020 ci cioè avevamo molto lavorato poi in tutto il 2021, si chiamava allora React, adesso si chiama Work Improvers Index. Work Improvers è anche il suffisso che sta davanti a We Legal. Uh, Work Improvers Legal. Uh, che cosa c'è dietro questa parola? Uh, questa parola Improvers significa miglioratori, viene da migliorare. Non vogliamo essere migliori, vogliamo essere migliori. Vogliamo lavorare sul miglioramento, sul miglioramento del lavoro. E oggi, a proposito di digital non puoi non combinare le tue conoscenze con gli strumenti. Oggi il compito di noi che lavoriamo sul mondo delle, del personale, del, che siamo professionisti, è combinare la nostra conoscenza con strumenti che ci aiutano a migliorare. E questo abbiamo fatto, quindi abbiamo costruito e raffinato uno strumento che misura, dà consapevolezza, aiuta a definire i piani di azione e quindi una strategia. Abbiamo identificato essenzialmente uh, 18, uh, 18 temi, capitoli uh, su cui lavorare, ma uh, qui partiamo intanto dai vantaggi che abbiamo uh, definito. Come, eh, come diceva Gianluca, dicevamo poco fa, abbiamo bisogno di portare i temi del, della gestione delle persone fuori, in alto, fuori dall'ufficio HR. Perché? Perché c'è bisogno di allineare le persone, allineare la visione delle persone che stanno al vertice delle aziende, prima di poter scrivere qualunque tipo di strategia o implementare qualunque tipo di azione. Questo è uno strumento che aiuta e è davvero molto potente eh, nel... Confrontare sì, le visioni sì, personali. Facilitare l'allineamento di visione al vertice. Esatto. Dopodiché bisogna definire priorità di azione e andare a magari anche guardare che cosa ci dice il mercato. Quindi, questo strumento oggi ha questa capacità di facilitare il dialogo, la comunicazione, il confronto sui temi del lavoro tra direzione personale e direzione aziendale, aiuta a definire priorità di azione secondo la, il criterio dell'importanza e aiuta a mettersi a confronto con il mercato. Dicevo uh, 18 indicatori, 6 capitoli, misurare, incentivare, rispettare, bilanciare, comunicare, cambiare. Ciascuno di questi capitoli è declinato uh, offrendo a chi usa lo strumento modo di uh, andare a indagare alcuni criteri proprio con l'obiettivo di uscire dal, dallo strumento. Con un primo piano di azione strategica, perché quando hai una visione d'insieme di questo tipo, su indicatori così onnicomprensivi eh, del, del mondo, della gestione delle persone, quello che ne esce fuori è un, chiaro, è un quadro molto, molto chiaro su quali sono le azioni strategiche che devi intraprendere e anche in che direzione intraprendere. Misurare significa raccogliere dati. Analytics significa lavorare sulla costruzione di strumenti che sono guida, budget, significa lavorare sul tema della produttività. Incentivare significa lavorare sui premi individuali, lavorare sui premi collettivi, significa lavorare sul nuovo welfare. Rispettare significa lavorare sulla diversità e inclusione, sul benessere organizzativo, sulla sostenibilità, parola che non può... Restare vuota. Bilanciare significa facilitare lo smart working e il work-life balance, significa lavorare sulla flessibilità degli orari, delle prestazioni, della costruzione dei team. Comunicare significa dedicarsi alla propria popolazione interna, alla comunicazione interna, significa lavorare sui nuovi media, significa rendersi attrattivi attraverso politiche di employer branding. Cambiare significa prendersi cura delle generazioni che entrano e di quelle che escono, nuove competenze, piani di successione che facilitano il ricambio. Su questi sei capitoli tutti siamo chiamati a dire cosa stiamo facendo. Questo è eh, il, il, lo strumento, il funzionamento dello strumento che, eh, come abbiamo detto prima, si è evoluto rispetto all'anno scorso perché è stato un anno di sperimentazione importantissimo per noi per due motivi. Uno, perché eh, abbiamo avuto la possibilità di raccogliere molti dati che adesso ci servono da database proprio anche per fare un confronto, quello che dicevamo prima, con il mercato. E poi eh, qua vi abbiamo riportato brevemente come funziona il nuovo strumento. Sì. Eh, ma, eh... ma su questo poi ci torneremo perché eh, quello che ci interessava è dire oggi se vogliamo iniziare a lavorare in modo strutturato abbiamo gli strumenti per poterlo fare e su questi poi avremo modo di eh, lavorare insieme. Voglio arrivare in fondo. Al grazie, perché voglio lasciare un po' di spazio per vedere le persone, quelle che sono rimaste, ci sono scollegati, ci sono tutti. Allora, voglio assolutamente salutare due persone: una è Romina, che la vedo lì con il suo casco di capelli, bellissimo, e una è Chiara, eh, un'altra persona a cui sono legato eh, veramente in modo. Allora, ancora non riesco a vedere i nomi di tutti, ve lo dico già per cui il prossimo passetto sarà poter vedere i nomi di tutti. Però mi farebbe piacere se qualcuno di voi ha voglia di intervenire e magari chiedo a Romina e Chiara se hanno voglia di... Eh, di... Qualcuno si è prenotato per fare un intervento? E allora dai, Romina e Chiara dateci un vostro punto di vista. Lavoriamo insieme da tanti anni, ci conosciamo da tanti anni. È bello secondo me ritornarsi a vedere. Eh, spero che questo incontro vi abbia dato qualche stimolo nuovo. Sicuramente ci sono tanti tanti dati che vi abbiamo messo a disposizione. Chi ha voglia di partire per prima? Dai Romina. Ciao a tutti. Eh, beh che dire, sempre una garanzia questi incontri nel senso che eh, sono fonte di stimoli, fonte di, comunque di considerazioni che ehm, vedo sempre più nel quotidiano, onestamente, le vedo eh, anche nelle piccole realtà tutti i giorni, per cui quello che era, insomma, in qualche modo erano concetti più associati alle grandi aziende, io Beh. oggi eh, li vedo sempre, quindi sicuramente tanti stimoli. Ti fermo perché eh, mi ricordo nell'incontro che abbiamo fatto alla triennale, eh, mi avevi ripetuto una cosa, me l'avevi detto anche altre volte. Ma Gianluca, qua ci sono solo grandi aziende che vengono a parlare. A te avevo detto qualcosa che mi fa piacere, oggi tu hai ripreso. Ho detto: Le grandi aziende anticipano il cambiamento. Il nostro compito è portare quel cambiamento dentro la nostra realtà, che siano piccole e medie aziende. Eh, io e te lavoriamo in grandi aziende ma anche in tante piccole, piccolissime aziende. Il tuo compito, il nostro compito è portare il cambiamento lì. Ma molto spesso le grandi aziende è quelle che anticipano perché hanno la possibilità di investire risorse economiche e umane su, queste, su questi progetti. Grazie, grazie mille. Chiara. Eccola, ciao intanto. Ciao, ciao Gianluca, ben trovato. Allora, prima cosa ti dico che sono molto contenta perché vedo che sei cresciuto bene, fai delle cose molto belle. Io ho conosciuto Gianluca che aveva 28 anni e cominciava a fare i corsi a Verona a persone più o meno anziane, più di lui, ed è molto bello per me vedere che dopo tutto questo percorso si occupa di... Persone, e continuo a ripetere che la cosa importante nella società, nel lavoro, nell'economia è aver cura delle persone. Eh, io però aggiungo una cosa a quello che hai detto tu e che ha detto Romina, ehm, io mi occupo soprattutto di aziende dello spettacolo, di artisti, di creativi, di eh, professioni intellettuali eh, che da sempre so, hanno professioni frammentate. E quello che dico sempre io è che in realtà sono gli artisti e i creativi che anticipano e amplificano i cambiamenti dei tempi. Quello che di cui abbiamo parlato oggi, di cui parliamo negli ultimi anni, eh, per i creativi e gli artisti è la prassi di lavoro da sempre. Lavoro frammentato ma di grande qualità, lavoratori che si cercano i datori di lavoro, che, si, eh, che decidono di lasciare una professione. Per una professione più importante e lavoro soprattutto con cooperative di autogestione in cui ehm, l'autogestione proprio della propria professione, del proprio lavoro, della propria formazione è più importante ancora della, della carriera e della, della riproduzione. Stiamo arrivando a, a renderci conto che la qualità della vita è davvero la cosa più importante di tutte, lasciando alcune convenzioni che ci hanno insegnato i nostri nonni. Ecco, quindi grazie. Beh. Grazie a tutti per dare importanza a, a questo lavoro. Allora, grazie. Hai ricordato quando abbiamo cominciato, era veramente tanti anni fa, era il 1998 e abbiamo cominciato lavorando insieme a un progetto che era allora quello di eh, un progetto di, 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 di formazione. E, ma aggiungo un'altra cosa, Chiara. Eh, quando qualche anno fa, nel 2003, è stato introdotto il lavoro intermittente, che era una cosa sconosciuta, nella maggior parte del mondo uh, che lavorava, uh, quella era un'esperienza che viceversa nel mondo dello spettacolo era una norma. Non solo era una norma, era anche normato. E quindi era normato attraverso la contrattazione collettiva, era normato attraverso le prassi, attraverso i contratti individuali. Hai detto bene tu, uh, le grandi aziende e gli artisti uh, sono due mondi che ci aiutano a immaginare e a trovare il futuro che cambia. Uh, mi fa piacere veramente vedervi eh, collegati a distanza. Uh, un po' alla volta ritorneremo anche a avere il piacere di eh, apparire, eh, eh, perché comunque è un po' come stare di nuovo in aula insieme, no? Uh, e credo che questa dimensione ci manchi. Adesso, dalla prossima volta, inizieremo a mettere i nomi sotto le persone, in modo che, eh, come capitava ancora qualche tempo fa ci sia anche modo di chiamarsi e iniziare a dialogare insieme. Siamo arrivati in fondo, uh, grazie Barbara a te e al tuo team di lavoro, uh, avete fatto un lavoro eccezionale, uh, lo mettiamo a disposizione di tutti, uh, sarà per voi eh, stimolo, uh, momento di studio. Non c'è cambiamento senza studio, non c'è evoluzione senza ricerca, non c'è futuro senza uh, consapevolezza. Eh, il nostro compito è un compito alto e dobbiamo essere capaci di interpretarlo. A tutti voi auguro un buon fine pomeriggio. A chi ha voglia domani doppio appuntamento alle 12 12. Del Tg pomeriggio abbiamo quattro begli ospiti sul tema proprio di oggi: lavoro ibrido, lavoro agile o agile, lavoro a distanza. Con te.it, che ha introdotto l'agile da due anni. HCGAS eh, APS che sullo smart working ci propone una riflessione non banale, Variazioni, oggi forse la più importante società di consulenza sui temi del, dello smart working, e poi Smart Break che ci aiuta con una, partendo da un'esperienza personale a capire che qualche volta il digital detox è l'unica strada che abbiamo per uscire da una dimensione di iperconnessione, iperconnettività che ci porta poi anche in quelle... In quella situazione di, eh, di burnout e io ne so qualche cosa. A tutti voi grazie, davvero grazie, vai con la sigla e a presto.